Buongiorno, allora, se vedete, non mi vedete ancora, ok, se vedete la schermata un po' strana è perché praticamente ho appoggiato la videocamera sopra il cartone di vino e sopra la scatola che usiamo per fare stare la ciotola aperta a Zach perché devo preparare il mangiare a lui. Quindi è solo tanto per questo. Poi, come vi dico sempre, non fate caso al cospetto. Sono le pile, mi sono sbagliata poco fa e poi volevo provare a fare uno smoothie oggi, così tanto per sfizio, visto che non ne faccio mai uno, voglio provare. Quindi oggi ora proveremo, dopo che il cane ha mangiato, ovviamente, perché lui è uno dei classici cani che se mentre lui mangia è qualcosa di stupido, quindi bisogna fare le cose in silenzio. Bene, sì. Comunque. Il polso mi fa ancora un pochino male, però dai, posso, tutto sommato posso resistere. Tutto sommato posso resistere al dolore, ecco, non è che devo per forza strafogarmi o fare chissà cosa, ecco. Insomma, perché. Però dai, comunque tiro avanti, ecco, non è che mi fermo soltanto perché appunto sono male, no? Non è che sono una di quelle classiche persone. Allora, devo essere sincera, quando ero più piccola non ero figosa come adesso sono veramente diventata figosa, infatti. Quando mi sono stata a sciare l'anno scorso con Marco, che mi feci male al ginocchio, e sono stata 3 settimane in malattia perché non potevo camminare, cioè avevo le stampelle e ho rotto veramente le palle a Marco, soprattutto a Marco, perché stavo a casa con i miei teoricamente, però siccome il babbo e la mamma andavano a lavorare, allora, stando a casa di Marco, almeno qualcuno c'era se avevo di bisogno. Eppure è vero che potevo stare anche dai miei nonni, loro sono sempre in casa, quindi. Però chiaramente avevo scelto di stare con i miei ragazzi, quindi sono stata a casa con lui. Adesso che c'è questa storia del polso, ho fatto una taranta testa così, perché chiaramente. Certo, mi faceva male, non è che. Scusate se non vi guardo, ma devo guardare cosa fa qui perché sennò sbaglio e quell'altro poi si incazza. Comunque, dicevo, e niente, quindi questa storia del polso adesso sta andando qui, intanto oggi è l'ultimo giorno di malattia. Domani si rientra l'orale, cioè martedì perché domani è il giorno mio. Quindi adesso che sarà lì la poi proviamo a fare questo smoothie. Adesso ce l'ho in mano la videocamera e tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che ho in mente di lisciarmi i capelli. L'unico problema è che questa amore, nel frattempo c'è il signorino qua, guardate se giro il suo mangiare, cosa fa? Eccolo, questo è lui mentre io mi preparo da mangiare, ecco, infatti, eccolo. Buongiorno anche da questo bambino, buongiorno, facciamo suonare la campana. Comunque dicevo, questa è la situation stamattina. Bianco.
Non si vede assolutamente niente. Niente. Quindi, al di là che c'è la nebbia, adesso vediamo anche di qua, perché non lo so. Sì, di qua un pochino meglio, però niente di che, nel senso, di là è peggio comunque. E dicevo, mi volevo piastrare i capelli, però vedendo tutta questa umidità non ne ho completamente idea. Adesso vediamo. Ah, a proposito, scordatevi di dirvi che ci hanno risposto da Ercaplanet e ci hanno detto che c'è un errore loro e ci mandano, ci diranno appunto il sacco insomma, ci diranno quello, non so quando arriverà, ce lo spediranno. Poi tra l'altro devo anche rigovernare queste, perché non mi piace vedere le cose. Tra l'altro questo è quello, certo, sarebbe quello con cui mangiamo noi. Però avendo finito, scusate, i piatti per il signorino qui, nel senso per preparargli la pappa, quelli di plastica, allora dobbiamo per forza. Vuole assolutamente. Vuoi salutare te? Amore, voglio salutare. Amoroso. Comunque ora mi prendo un bel caffè prima di dargli da mangiare, perché faccio casino, se no. Tra l'altro devo coprire la pellicola anche su scatoletta e faccio troppo casino. Volendo lo potrei prendere dopo, che lui ha tanta fame, però lo preferisco prendere adesso, visto che poi vuole vestirmi. Fare il letto, insomma, fare le mie cose. Allora, ho detto, vabbè, sai che mi prendo il caffè adesso. Che tra l'altro sono senza caffè, cioè, o meglio, è rimasto solo quello del caffeinato. Va bene, sì, quello normale, ho finito. Quindi devo comprare assolutamente il caffè, però oggi mi sa che non lo compro, tanto oggi mi serve a poco. Tra l'altro stasera sono anche da sola perché Marco non c'è, poi fra un po' andrà online anche il video vlog, quello di l'altro giorno, perché ieri non sono riuscita a. Quando voi vedete questo video sarà già no, nemmeno martedì, quando voi vedrete questo video. Quindi io quando dico quello dell'altro giorno mi riferisco, cioè allora. Visto che ieri era sabato, non sono riuscita a farlo uscire, lo faccio uscire stamattina, anche perché tanto è già montato, quindi devo solo caricarlo, e stamattina lo manderò online. E oltretutto adesso metto anche un pochino in camera, in carica la videocamera, perché la batteria della videocamera si sta scaricando e ci vediamo. Tra l'altro, volevo dire questa cosa, non so se, cioè io mi vedo diversa, nel senso, siccome ieri ho lavato anche i capelli, quindi mi vedo diversa, non so se è perché magari ho lavato appunto i capelli oppure è una mia sensazione. Fatemi sapere anche voi se effettivamente mi vedete diversa rispetto al vlog, magari quello di l'altro, insomma, fatemi sapere. Voilà, trucco fatto, poi ho fatto un semplice trucco, non ho fatto lo smoothie eye. E niente, l'outfit con questo, vabbè, a parte le ciabatte, pantaloni neri, quelli che i soliti un po' strappati, golf nero, e sotto c'ho una maglietta quella sta con queste, questa fantasia qui. Comunque, situazione nebbia, un po' alla meglio, però sono lì quasi un mezzogiorno, sono le 11:38 e si vede soltanto il campo qui. Quindi quassù non si vede ancora assolutamente niente. Di solito a quest'ora si vede tutto, anche quassù, però stamattina no. Quindi niente da fare. Comunque, fra un po' si va a prenderlo dalla nonna di Marco,
ci avevo invitato già tempo fa, però non siamo mai andati. Quindi sì, infatti siamo un po' stronzetti su questo, cioè lui più che altro, perché chiaramente è la sua nonna a voglia di vedere lui, non me, che, cioè io sono la fidanzata dei suoi nipoti, quindi voglio dire, sì, sono nello stanzino, scusatemi, ma comunque c'è un po' di casino là dentro, comunque va bene. E no, niente, dicevo, giustamente è la sua nonna e vuole vedere i suoi nipoti, ma come è giusto che sia, ma come i miei nonni vorrebbero vedere me. E appunto lui non ci va mai, e questa cosa mi fa anche un po' arrabbiare, francamente, perché cavolo, tua nonna ci dovesse andare. Io dovrei stare zitta, nel senso di anche io non ci vado così, ma però li chiamo, almeno quello lo faccio. Tra l'altro sto cercando di aprire questo, prima mi sono dimenticata di rimettere i sacchettini. E oltretutto oggi è compleanno anche di mio babbo e ancora non gli ho fatto gli auguri, sì, sono un po' stordita cronica. Comunque, adesso lo chiamo, gli faccio gli auguri e poi mi metto già le scarpe, che un pochino arrivano i miei suoceri. Tra l'altro c'è il signorino che giocava, questo bamboccio qua, amore, ciao. Comunque, volevo dire, anche un'altra cosa, so già che mi pentirò, perché ho messo anche gli orecchini, e so che mi pentirò di averlo fatto, perché tra l'altro ho messo anche il burro di cacao, le labbra così mi si idratano, non metto niente sulle labbra, né rossetto, nulla, perché tanto io non sono una che se lo mette volentieri, nel senso che siccome fatto non mi riesce neanche a metterlo, detto sinceramente, e poi perché non a me mi dà proprio fastidio, ce li ho ma mi danno proprio fastidio, quindi non li metto neanche. Comunque no, parlavo degli orecchini, e appunto siccome io anche quelli non è che me li metto tanto, quindi mi so che mi pentirò di averlo messo. Di solito quando metto gli orecchini metto sempre al lobo dell'orecchio un goccio di olio per non sentire dolore, e effettivamente non sento dolore, rimedio della nonna. Però stamattina non l'ho messo, ho voluto provare a non metterlo perché voglio vedere come si dice, come va, perché di solito appunto mi fanno male, quindi voglio vedere come va. Tra l'altro ora devo fare, devo anche svuotare la borsa, guardate un po', cioè ho un casino qui dentro, prima che arrivino, sono 11:43, sì, ce la faccio, prima che arrivino voglio assolutamente togliere tutte le cose che non mi servono. Infatti adesso vi saluto. Allora, ho sistemato la borsa, meno male, perché veramente c'avevo un gran casino. Tra l'altro sto sistemando anche la cuccia di Zacca. Comunque, sto montando il video, quello di ieri, il vlog di ieri, domattina, che è lunedì. Registrerò il video della cucina, ancora non l'ho fatto, lo volevo fare ieri, però non l'ho fatto, vabbè. E tra l'altro sta andando online anche l'altro, i vlog di olio, vi dicevo, l'ho già messo a caricare, mancano un'ora, sì, e 53, se mette a fuoco magari, no, niente da fare, ci provo in tutti i modi. 1:52, intanto io poi mi dileguo, nel senso che devo appunto, scusate per la lupa qua su, ma non me ne sono resa conto, appunto sto per andare via, quindi mi finisco sto dove? Guardate dov'è.
Zach! Zach! Cosa hai trovato? Trovo sempre qualcosa. Il calzino del babbo. È tuo questo? Non guardatelo. No, lascia. Lascia, Zach. Guardate, no. Cioè, lascia! Via. Dai! Ma guardate, che lavoro tutte le tante volte. Non è tuo. Deve sempre prendere qualcosa, infatti lo faccio anche questi due di Marco, perché lui me li prende, se no, giù sul letto. Non si prende la roba del babbo. Ovvio. Tra l'altro poi ci devo aspirare anche tutta questa roba oggi pomeriggio quando torno, più quella che è nell'armadio qua. Scivola, amore, esci di lì che non è roba tua, fila, vai. Ma sta diventando un po' un problema, che comunque è ancora cucciolo, sì, ma no amore, questo no, è ancora cucciolotto, quindi chiaramente è tutto un morde e muore, però deve anche capire che non si morde, non va bene. Comunque ci vediamo dopo, perché stanno per arrivare e poi nel pomeriggio non posso vloggare, perché comunque ho i suoceri, cioè o meglio il suocero sì, la suocera non lo so, però c'è la partita, quindi mi metto buona buona a stirare un angolino e me ne sto zitta. Tra l'altro ho cominciato a farmi male anche gli orecchini, adesso mi metto un po' di tutore perché sento un male ora, quindi adesso mi metto il profumo, intanto mi metto il giubbotto, che tra l'altro non posso nemmeno incominciare a scendere perché appunto manca ancora 9 minuti, quindi altro spengerò anche il riscaldamento, se no si fa uno stufo. E niente, ci vediamo dopo. La Fiorentina ha vinto 1-0. Ah, 2-1? Ah, ha vinto 2-1. Vi faccio salutare dal signorino. Amore, dove sei? Saluto perché prima non andava bene. Ciao ciao. Quanto le manchi, Converse. Va bene però. Qui c'è anche il piccino. Comunque Marco va a cena con suo figlio e io vado dai suoi genitori, infatti fra un pochino usciamo. Che io chiaramente ancora fino alle 7, poi dopo non ho più la malattia, sì, che bello, perché onestamente comunque se mi interessa vi posso fare un video su questo discorso, ovviamente sempre se vi interessa, se no no. L'altro ho messo il te lo sei messo pure Ave, ma hai messo? No. Mettilo. Io stamattina l'ho messo. Io sto scendendo e adesso scende anche Marco. Ci dispiace molto a lasciare. Scusatemi adesso se le luci sono alquanto scalzate. Purtroppo c'è le luci quelle gialle, quindi non si può. Ah, hanno rimesso la luce qui. Ah, meno male finalmente. Perché? Adesso vi spiego. Si era bruciata praticamente questa luce. Luce che sta sul cancellino praticamente, in sostanza. Quindi è stata rimessa. Comunque io appunto sono già scesa, sono andata in macchina e andiamo in giù con la mia. Perché allora all'inizio si doveva andare in giù con la sua, però se pensate, siccome il canino rimane da solo troppo a lungo facendo in quell'altra maniera, cioè nel senso che se no Marco gli toccherebbe venire a prendermi dai suoi
a mezzanotte e mezzo, e allora se no il cane rimane troppo tempo da solo, allora facendo in questa maniera rimane meno, perché comunque io torno anche presto, quindi meglio così. Comunque adesso sta scendendo, vi lascio e andiamo, ci vediamo dopo. Anche perché in realtà io verso le 9:30, 9:45 sono già a casa, quindi e poi devo portare fuori il cane e dargli da mangiare. A dopo! Allora, siamo arrivati ai miei suoceri, sì, ho messo anche i capelli perché mi sono già fredda la testa. Adesso vado su perché mi sa che già si mangia. Non mi sembra di vedere il cane e i miei suoceri. Infatti, che mi manca veramente tanto, è da tanto che non lo vedo, quindi mi manca. Allora, sto andando verso casa, scusate se non mi vedete, ma è alquanto buio, infatti adesso comunque salgo in macchina. Sto andando verso casa, che c'ho anche Zach, che è da solo da un bel po', visto che anche lo devo portare fuori, oltretutto. Infatti mi ha lasciato la roba a macchina, ma portare. Comunque, intanto adesso arrivo a casa e mi metto a montare il video. Però prima di montare il video vi saluto, però vi saluto dire a casa, perché adesso andiamo, perché vicino mi sta aspettando, però prima di andare devo far spannare un po' i vetri, che non vedo niente. Comunque ci vediamo. Allora, sono arrivata a casa, ho già preparato da mangiare al cane e sì, sarò con la veggie botta perché lo devo ancora portare fuori, però adesso aspetto che mangia, poi aspetto una decina di minuti, un quarto d'ora, poi lo porto fuori. Adesso chiamo anche Marco perché non so se ha le chiavi di casa, ma penso di sì perché lì non ci sono, quindi credo di sì. Comunque adesso sentiamo e poi niente, io comunque vi saluto già adesso perché poi comunque dopo averlo portato fuori mi strucco, mi metto in pigiama o mi guardo un film o vado a letto diretta, quindi io vi saluto adesso e niente, vi mando un bacione, ve lo mandano Marco e anche Piccino, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte!